Turismo e Commercio a Firenze è il convegno organizzato dal gruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale, che si è svolto all'Auditorium Spadolini del Consiglio. Un confronto con le categorie dei settori economici più colpiti dalla crisi economica innescata dalla pandemia, da cui si prova a ripartire tracciando un nuovo profilo di città. Basta dogmi, non devono più esistere quelle tematiche che non si possono discutere, che non si possono mettere in discussione. Una su tutti, l'accesso al centro storico. La ZTL, che fino ad oggi è stato un dogma, perché guai toccare la ZTL, guai riguardare gli accessi con i veicoli privati al centro storico, la ZTL notturna in estate, può essere rivista. Il settore dell'automotive, del trasporto privato, sta andando verso il green. Lo stesso PNRR investe tantissimo nella svolta green. Esiste il famoso Green Deal europeo. E allora, se le autovetture vanno nella direzione di essere sempre più smart, sempre più ecosostenibili ed ecocompatibili, quindi le auto ibride, le auto elettriche, una ZTL pensata per evitare gli accessi alle auto nel 1988 è un qualcosa che sarebbe come oggi pensare di mettere le barriere per non far entrare i dinosauri nel centro storico. È una follia assoluta. Un altro dogma da sfatare, quello dei tavolini. Una piazza organizzata bene, messa a fruizione di chi poi la vive, è una piazza che sconfigge da sola l'illegalità, la clandestinità, lo spaccio e tutto il resto. Quindi va ripensato anche quello.